Inquadrature di color locale girate curiosando fra luoghi e genti della Somalia. Questo tipico quartiere indigeno è come il letargo nell'atmosfera ardente del sole meridiano. Sulla soglia delle capanne scorgiamo una donna intenta ad abbellire la propria abitazione ed altri occupati in rustici lavori. Per vedere un poco di movimento bisogna arrivare al mercato, che anche qui, come in tutta l'Africa, è il luogo di ritrovo per eccellenza. Per poter fotografare qualche beltà locale, il metodo migliore è appostarla nei pressi di un pozzo. All'ombra dei grandi ventagli delle palme si apre una bolla d'acqua ed ecco lì attorno radunarsi la gente e le bestie. Nei pressi dei fiumi sorgono le comunità indigene più importanti e l'uomo ricorre ai più antichi mezzi conosciuti per procacciarsi l'acqua indispensabile. Ed ecco come il bel sesso usa festeggiare i lieti avvenimenti della tribù. Meglio andarsene per i campi, dove le macchine importate dai nostri agricoltori aiutano gli indigeni a lavorare la fertile terra, che compensa la fatica dell'uomo che è tutto il rigoglio di una ruggiante vegetazione.